Con la mostra Struttura del maestro Enzo Cacciola riparte il viaggio del Dipartimento di Arti Visive di Soresina nell'arte contemporanea e lo fa con uno dei protagonisti del nostro tempo. È un viaggio appunto nell'arte e nel lavoro di un maestro indiscusso dell'arte analitica. Diciamo potremmo anche considerarlo il caposcuola, quello che maggiormente si identifica proprio con la corrente artistica analitica. Noi siamo più che onorati di accogliere questa mostra e di accogliere il maestro, perché Soresina, essendo piccolo paese di provincia, ha tutta l'ambizione appunto di conoscere i veri protagonisti dell'arte contemporanea, dopo aver ospitato artisti di rilievo come Riccardo Guarneri, Paolo Masi, Alfonso Frateggiani Bianchi e Mario Raciti. Signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte contemporanea del nostro Dipartimento di Arti Visive di Soresina, il DAV. Mi fa piacere vedere la sala gremita. Non perdo tempo e parto subito con i ringraziamenti. Il primo doveroso ringraziamento assolutamente va al maestro, perché grazie a lui e grazie ai suoi lavori oggi siamo tutti qua assieme a condividere questo bellissimo momento. Quindi non voglio essere troppo teatrale, ma un applauso per me ci vorrebbe. Grazie al maestro. Poi dopo, per quanto riguarda la sua arte, tutto il mondo che circonda Enzo Cacciola, ci penseranno i miei vicini di tavolo, che vado a presentare, che è Francesco Muti, curatore del DAV, per chi lo conosce. Ormai sono 6 anni che collaboriamo assieme. Andrea Daffra, che è curatore anche lui, e poi l'amico Cesare Orler, in rappresentanza delle gallerie Orler, storiche gallerie d'arte contemporanea. Loro vi spiegheranno i dettagli dell'arte di Cacciola. Il DAV nasce nel 2018 su invito appunto del sindaco. E quindi abbiamo condiviso un percorso che, in tutta onestà, mi sento di dire che ha raggiunto grandissimi livelli. Per avere Enzo Cacciola oggi abbiamo maturato un percorso di tutto prestigio. Voglio solo citare l'ultima mostra che abbiamo presentato nel 2023, di Mario Raciti, ma ancora prima Riccardo Guarneri, Paolo Masi, Franca Pisani, Frateggiani Bianchi, quindi tutti artisti del nostro contemporaneo. E per noi, per Soresina, spero non sia ricordata quindi solo per il burro e per il latte, ma da oggi e sempre, spero più avanti, sia ricordata anche per quanto riguarda gli eventi d'arte contemporanea. Io cederei la parola a Francesco Muti. Buonasera a tutti voi. Anch'io dovrò essere estremamente sintetico, vorrò essere estremamente sintetico, anche perché appunto i miei colleghi avranno da raccontarvi molte più cose di me per quanto riguarda Enzo Cacciola, poi ci sarà la mostra. È ovvio, l'ho già detto Riccardo, fare Cacciola oggi, fare una mostra sulle opere di Enzo Cacciola oggi significa un grande passo avanti, sempre di più. La difficoltà sarà quella di migliorare, ma lo stiamo facendo e abbiamo già in preventivo di andare avanti. E questa mostra a raccontare
l'operato di un artista che sono più di 50 anni, che è un faro nel nostro contemporaneo, ma guardando al nostro percorso è anche un modo ulteriore per addentrarci in quella che è la corrente che più l'ha elevato a maestro, che è quello della pittura analitica. Che cos'è la pittura analitica? Molte volte l'abbiamo affrontata, non dico superficialmente, ma sarebbe il termine giusto, ma l'abbiamo affrontata, diciamo, con uno sguardo di parte. A un certo punto, all'inizio degli anni 70, un gruppo di anche giovani artisti, che io vorrei chiamare concreti, si rendono conto che tutto ciò che viene prodotto in arte, in pittura, parte da un presupposto. C'è qualcuno che lo fa e qualcuno che la riceve, qualcuno che ne fruisce. Quindi tutto ciò che viene prodotto è in funzione dell'osservatore, ma è anche in funzione di chi viene, di chi la produce, quindi dell'artista. Questi signori, che al tempo erano ragazzi fondamentalmente, si accorgono, cominciano a interrogarsi e dicono: stai a vedere che io sono una parte del processo, che non è più artista, opera d'arte, fruitore, ma io sono parte integrante del processo. Ecco, l'analitica parte dal presupposto che la pittura, e pittura si tratterà anche in questa mostra, nelle opere di Enzo Cacciola, la pittura si definisce per i suoi elementi. C'è un termine che è il termine francese che io adoro e che credo che qualifichi meglio la corrente, è support surface, quindi il supporto, la superficie, quindi i materiali, la cornice, l'artista come parte di questo processo. Voi mi direte: sì, ho capito, ma non ho capito che cos'è. Se c'è un'analitica c'è anche una sintetica. Cos'è la pittura sintetica? Quello che vedete alle pareti. Quello che vedete alle pareti è una pittura sintetica, cioè una sintesi di elementi in rappresentanza, anzi in rappresentazione di una realtà che può essere reale, plausibile, effimera, nel caso, che ne so, dell'informale interiore, dell'astrazione in rapporto a quello che si vede. Nella sintetica la pittura parla attraverso se stessa di altro, nell'analitica la pittura parla di se stessa, attraverso i suoi elementi. Non è più importante se c'è un soggetto da riconoscere, e voi ne riconoscerete, perché è come guardare, che ne so, nelle nuvole, dovete trovare sempre un'ancora di salvataggio, cioè un appiglio, ma non è fondamentale. Si chiama pittura aniconica proprio perché non ha un soggetto, non è rilevante. È fondamentale invece il materiale, fondamentale le dimensioni, fondamentale il supporto, che sia tela, che sia tavola, il cemento, che è il materiale principe, ma anche la pittura mischiata al cemento, che troverete nelle opere di Enzo Cacciola. Cioè, questa è la pittura analitica. Come diceva ieri sera il maestro a cena, domandiamoci: in pittura cosa c'è oltre l'analitica? Noi ci siamo risposti: al momento niente. Diciamo, è l'ultima frontiera di una ricerca che è andata davvero in profondità. Grazie. Allora, buonasera a tutti, vedo tra voi tante facce note di amici, collezionisti, clienti, quindi vi ringrazio di essere qui. Tra l'altro ringrazio un cliente nello specifico, Davide, che ci ha prestato l'opera che attualmente è la record price di questo artista, che è esposta, è l'opera più importante di sempre di Enzo Cacciola, ce l'abbiamo qui in mostra. Allora, sottolineo in questo caso, non da critico o da curatore, ma da gallerista di Enzo Cacciola, alcune dinamiche fondamentali. Prima cosa fra tutte è la completezza di questa mostra. Questa è una mostra che, al contrario di tante altre, è stata complessa e complicata perché ha avuto la volontà, diciamo l'esigenza anche storica, di mettere insieme tutto. Vi dico solo che l'ultima mostra che è stata fatta prima di questa è stata a Salta in Argentina. Quindi questo è un artista internazionale, non è l'artista che ora fa la mostra nella città, domani va nel patronato. È l'artista che oggi è qui, domani cambia continente. Quindi qui avete l'occasione di vedere dal vivo opere di un artista mondiale. Quindi da un lato la difficoltà di trovare tutte queste opere. Abbiamo
anche dovuto scomodare clienti, amici e collezionisti per i prestiti, perché tante opere non le ho né più io come galleria né più l'artista stesso, ce le hanno nelle loro collezioni tutte queste varie figure. E il lavoro che abbiamo fatto come galleria negli ultimi 4 anni, è da 4 anni che abbiamo questo contatto diretto con Enzo Cacciola, è stato quello di recuperare un artista storicizzato a opere esposte al Marta a Rovereto, alla Gnamma di Roma. Nei prossimi mesi ci sarà l'acquisizione da parte di uno dei 3 musei più importanti al mondo di una sua opera, quindi è artista che ha già un respiro internazionale, non mi stancherò mai di sottolinearlo. Noi però 4 anni fa, quando abbiamo iniziato il lavoro, il profilo di Enzo Cacciola era ben diverso. Era un artista che all'interno del suo gruppo, per 2 motivi, da un lato perché era il più giovane, semplicemente, quindi un discorso anche anagrafico, dall'altro lato perché ha avuto una pausa forzata, voluta anche, di 10 anni, dove non ha più realizzato opere, era l'artista più sottovalutato del suo gruppo in termini di mercato, in termini di prezzi. Vi basti pensare che una delle opere che sono esposte qua sotto alla mostra, 4 anni fa esatto, una superficie integrativa, costava 8.000 euro. Adesso il suo prezzo è 30.000 in 4 anni. Io penso che in Italia non arriviamo a 5 artisti che abbiano avuto una crescita esponenziale di questo livello. Quindi quando si parla di Enzo Cacciola io mi spingo anche oltre parlando di investimento. È uno dei pochi artisti su cui si può usare questo termine oggi. L'errore che si può fare è quello di pensare che quindi sia un artista arrivato, perché spesso no, si pensa bene, un artista sta salendo di prezzo e il treno è passato, non si può più prendere. No, è un artista che deve ancora iniziare, infatti questa mostra non vuole essere un punto di arrivo, la consacrazione di 4 anni di lavoro, vuole essere un'altra tappa all'interno di un percorso, e l'ha scritto anche Enzo in una bella dedica sul libro all'inizio della mostra, di un percorso che durerà ancora molti molti anni. Quindi vi dicevo, è un artista che aveva un deficit di mercato, nel senso che non c'era l'attenzione che c'era verso tutti gli altri. Vi dicevo di questa pausa che lui ha avuto, perché è un aspetto curioso e anche unico di questo artista. Spesso noi studiamo artisti perché hanno avuto delle idee, e questi artisti magari che hanno 80 anni, 90 anni, hanno avuto delle idee negli anni 60, 70, e per 50 anni continuano a proporre quella stessa idea. Questo è un artista che invece di decennio in decennio, ogni 2 o 3 anni cambiava idee, cambiava supporti, cambiava opere, e ha avuto quel coraggio nel momento in cui ha sentito esaurirsi la vena artistica di dire stop, mi fermo, se faccio opere adesso forse sono forzate, forse non vogliono più, non avrebbero più quel respiro che avevano prima, quindi si ferma, esce dai giochi per 10 anni, che per un artista significa anche l'oblio. Significa che poi il mercato non ti cerca più, le mostre diventano meno, i collezionisti ti perdono di vista. Quindi il nostro lavoro, che è stato un lavoro molto impegnativo, perché investimenti, mostre, pubblicazioni, eventi dal vivo, performance in galleria, però dopo 4 anni, se i prezzi sono quadruplicati, significa che forse abbiamo fatto un bel lavoro. Però non mi prendo io il merito come galleria, ma dico, tutto questo era già scritto. Cioè spesso si chiede, mi chiedono tutti i giorni in galleria, ma hai un artista da investimento? Qual è secondo te un artista che sale di prezzo? Su chi andresti ad investire? Perché sai, non trovo nessuno. Come? È pieno di artisti. È pienissimo. Ci sono 2 tipi di lavori. O andate sugli artisti emergenti, giovani, ma dobbiamo creare una biografia, farli esporre, oppure andate sugli artisti come lui, che hanno una biografia che inizia negli anni 70, lui nel 77 è a Kassel, espone di fianco a Joseph Beuys, che costa decine di milioni di euro. Quindi la biografia c'era già tutta, significava solo puntare l'obiettivo in quella direzione, perché il mercato era distratto da mode, da fumo. Noi abbiamo concentrato il tutto lì con la nostra visibilità, la nostra TV, ecco che è esplosa la cacciolamania. Noi per un anno eravamo regolarmente senza opere, vendite in continuazione, una cosa mai vista in 60 anni di azienda per nessun altro artista. Quindi vi dico, considerate tutto questo e quando scenderete in mostra, guardate che tutto quello che magari ora vi stupisce, immaginate negli anni 70 che razza di esplosione potesse essere. Vi ringrazio. Eccoci, buonasera a tutti. Dunque, io
appunto come mi occupo del lavoro di Cacciola da qualche anno, appunto collaboro con l'archivio. E a proposito, credo che, Cesare, concedimi questo applauso, diciamo a metà in corso d'opera, credo che un applauso sia da fare veramente a Francesca Cacciola, che sta costruendo un archivio eccezionale e impeccabile, che ovviamente è qui in sala tra noi, quindi insomma vi chiedo un riconoscimento, un grande riconoscimento va al suo lavoro proprio di ricerca dei materiali, catalogazione, studio, eccetera, dai quali noi attingiamo informazioni per poi andare a costruire l'aspetto biografico e storico-artistico dell'autore. E io appunto da qualche anno seguo la parte, diciamo, fuori Italia del maestro Cacciola, quindi sui viaggi che appunto sono ben raccontati all'interno della mostra, e su questo Cesare ha fatto un lavoro davvero eccezionale. E giusto una riflessione proprio con voi al volo, e la mostra di Salta in Argentina, che ho avuto l'onore e la fortuna di curare, è stata una sorta di chiusura di una circolarità, in quanto Cacciola inizia questa sua avventura all'estero proprio nel 79-80 a Panama, quindi nel Sud America, e a distanza di decenni lui ritorna e insomma in qualche modo a porre un punto sul suo percorso, su questa sua tendenza che inizia quasi per evadere in qualche modo per ricercare, ecco, appunto un nuovo linguaggio, per rinfrescare il proprio linguaggio artistico. Cioè, questo viaggio oltreoceano è narrato, mi ricordavano le avventure di Jules Verne, no? Su questo peschereccio con cui lui raggiunge Panama, sbarca sull'isola come fosse una sorta di navigatore che si trova di fronte a una terra, siamo nel fine anni 70, quindi una terra in qualche modo ancora selvaggia, se vogliamo, se non altro dal punto di vista naturalistico. E inizia questo suo lavoro che lo caratterizza, che lo ha caratterizzato e lo caratterizza ancora oggi, quindi solito ricerca del materiale, la stesura della tela, l'uso della mano per andare poi a comporre a comporre l'opera. E Panama è appunto l'inizio di una lunga serie che si conclude con l'isola d'Elba, che è l'ultimo lavoro che è stato fatto. In realtà appunto sono tappe di un percorso che è ancora lungo, è ancora da sviluppare, e viaggia proprio parallelo alla sua, al suo lavoro d'atelier, quindi quello che ovviamente tutti noi conosciamo e voi conoscete. È un linguaggio, e questo appunto, come poi noterete, avrete modo di leggere nel testo, che è sempre fresco, non è mai ripetitivo, non è mai noioso. Cerca sempre spunti, cerca riflessioni e si autoalimenta dalla propria esperienza personale, dal proprio sentire, dal proprio ricercare. E credo che questa mostra, che sia, cioè, effettivamente è un punto, è un grande punto di vista su tutto il suo lavoro, ed è una grande occasione per tutti voi, per chi la visiterà, eccetera, poter interagire col lavoro dell'artista proprio nel profondo, nel suo sentire, anche nella parte più intima, più biografica del ricercatore di emozioni che attraversa l'oceano, attraversa insomma non solo le strade e quant'altro per arricchire il proprio linguaggio, il proprio patrimonio artistico. E giusto per chiudere, perché io purtroppo ho il vizio di parlare sempre molto, vi invito a entrare in risonanza con le opere, perché permettimi di aggiungere una considerazione fondamentale per comprendere il lavoro di Cacciola, come per comprendere il lavoro degli analitici: lento consumo. Sono opere che non sono immediate, sono opere da leggere, sono opere con cui entrare in risonanza, sono opere con cui veramente creare un dialogo tête à tête per poterne cogliere le caratteristiche, siano appunto quelle derivate dai viaggi o quelle maturate nell'atelier. Thank you.
È un grandissimo onore per me inaugurare questa straordinaria mostra. Ma per me questo qui è un museo meraviglioso. Prima di tutto voglio ringraziare il DAV di Solesina che ha messo a disposizione tutte queste sale perfettamente sistemate per il mio lavoro. Poi, in secondo, devo ringraziare la famiglia Horner e Cesare Horner per il lavoro e anche per il lavoro di storico di Cesare Horner che fa sul mio lavoro, che è una cosa molto importante. E sono felice di vedere tutte queste mie opere che vanno dalla ricerca mia iniziale, perciò dalla fine degli anni 60, arrivare fino ai giorni d'oggi. E la cosa anche molto che veramente mi ha fatto molto piacere è vedere tutti quei documenti, questi documenti che erano nascosti in un cassetto, che sono stati messi, sono tirati fuori, che rappresentano un po' la mia storia, tutto quello che è il mio percorso. E io qui sono davanti a questi Multicum, che è questo giallo che a me piace moltissimo, e alle mie spalle abbiamo questi tre dove c'è questa resina gialla che unifica tutti e tre, ho qui davanti invece i rossi, e in fondo trovo tutti, vedo qui sul fondo alla mia destra le faesiti del 77, erano quelle fatte per la Documenta Kassel. Perciò vedo una cosa veramente di una completezza straordinaria. Non faccio altro che ringraziare tutto e tutti. Ringrazio la famiglia Horler per l'invito e il maestro. Sono onorato di essere presente, di aver avuto la possibilità di prestare due opere per questa mostra. Cacciola è un artista che ho imparato a conoscere negli ultimi anni. Secondo me fa delle opere bellissime. Apprezzo il suo percorso e la vicinanza con cui tratta la materia. E niente, penso che in futuro darà delle belle soddisfazioni. Grazie.